io respiro, cerco un giro di imparare a essere lei. Che Dio lo sa, e che vorrei la tua vita correre con la mia. Io ne ho ancora, questa è la mia forza, in un lampo scatto e vado via. Io ne ho ancora, senti le mie braccia, tengo duro la vittoria mia. Terza tappa di questo giro femminile, su e giù, sali scendi, a non finire con 6 gran premi della montagna a cavallo delle province di Macerata e fermo la partenza da Potenza Picena. Ce n'è abbastanza, Silvio, credo, per assistere ad una tappa ancora oggi piena di sorprese. Ce n'è abbastanza e avanza, credo. Tradizionalmente i percorsi nell'entroterra marchigiano con le sue bellissime colline sono dei percorsi molto impegnativi. Quest'oggi l'organizzazione ha disegnato veramente un percorso esigente. Queste ragazze molte dovranno cercare di recuperare il terreno perduto già alla seconda tappa, la tappa di ieri, dove ci sono già stati dei distacchi molto dilatati, quindi ci sono anche oggi gli ingredienti per assistere veramente ad una tappa altamente spettacolare. Il campanile della chiesa di Potenza Picena, che ha ospitato la terza tappa, e questa è Marina Romoli, madrina del Giro, tappa dedicata interamente a lei, una giornata di festa per questa sfortunatissima atleta nata a Recanati il 9 giugno del 1988, travolta, è proprio il caso di dirlo, in tutti i sensi lo scorso anno, il 1 giugno del 2010, da un'auto impazzita che le ha cambiato la vita, le ha troncato la carriera e l'ha ridotta su una sedia a rotelle. Silvio Martinelli. E allo scopo è nata un'associazione intitolata appunto Marina Romoli, che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la ricerca da destinare a quegli sfortunati atleti under 30 agonisti che avessero la necessità appunto di attingere a questi fondi, quindi un'associazione appunto che si promette di raccogliere fondi a questo scopo. Allora andiamo ad ascoltare in sequenza Tania Belvederesi, Marina Romoli e Valentina Scandolara. Sì, in effetti stamattina mi sono svegliata che ero un po' nervosa, ma non perché gioco in casa o che altro, però ancora tengo botta a rappresentare le giovani. Marina era un elemento ed è un elemento importante, fondamentale nel ciclismo, perché ci deve rimanere nel cuore, è una mia amica, quindi spero di rappresentare al meglio tutto questo, insomma. Jennifer Fiori! Sì, è un'emozione vedere il Giro d'Italia femminile qua a casa mia, perché io molti anni fa avevo espresso, diciamo, il desiderio di avere il Giro Rosa qua per una tappa per me. Purtroppo non posso partecipare con i pedali, però sono con il cuore con loro. Ma oggi vedo una tappa molto imprevedibile, impegnativa, e comunque io ripeto sempre che per me è già tanto quello che è venuto, quindi sono molto soddisfatta. Certo, cercherò sempre di dare spettacolo nelle tappe che farò e di aiutare sempre la mia squadra, la Gauss, perché abbiamo 3 atlete, la Ferrier, la Capusta e la Antoscina, che possono fare classifica, quindi dipende sempre da come si mette la corsa, però io sono sempre a disposizione della squadra in ogni caso. La grafica, come di consueto, ci dà una mano per andare a studiare questa tappa da Potenza Picena a Fermo. Ed ecco lo sviluppo, Silvio, di questi 104 km e 300 metri, come abbiamo già ricordato e detto, densi di sali scendi e 6 gran premi della montagna. Ed è soprattutto l'altimetria che ci dà l'esatta dimensione delle difficoltà quest'oggi, i corridori che le atlete dovranno percorrere, mentre qui vediamo il via proprio dato dalla sfortunatissima Marina Romoli. Vorrei sottolineare allo scopo proprio il grande senso di appartenenza, la vicinanza che il mondo del ciclismo, la famiglia del ciclismo ha voluto testimoniare nei confronti di Marina Romoli, che quest'oggi ha potuto vivere questa giornata di festa che tutto il Giro Donne, con in testa Sara Brambilla, la presidente di Epiniche, la società organizzatrice del Giro, ha voluto appunto dare questa gioia a Marina Romoli. Intanto abbiamo visto anche la maglia rosa, Shara Gilov, l'australiana, che ieri è stata protagonista di una bella impresa
sulla erta finale di Pesco Costanzo, ma dietro, idealmente proprio a fargli sentire il fiato sul collo, Sua Maestà la Voss. Intanto vedete Giuseppe Rivolta che sta sistemando, dando le ultime indicazioni in previsione in previdenza del chilometro zero, quindi della partenza ufficiale. Sì. Sharagilov che parte in maglia rosa grazie all'azione di ieri, che l'ha vista brillante vincitrice di tappa e indossa meritatamente la maglia rosa quest'oggi. Dovrà difendersi naturalmente dagli attacchi che gli verranno date da tutte le grandi favorite della corsa, perché già sono oltre 3 minuti ormai il ritardo che le grandi favorite, Voss in testa che occupa la decima posizione a 3 minuti e 18 dall'Australia, hanno nei confronti appunto dell'atleta australiana, e fin da oggi assisteremo, è abbastanza facile prevederlo appunto, a tanti attacchi nei confronti dell'australiana per andare a recuperare il terreno perduto. E allora abbiamo visto il chilometro zero in località Largo Madonna della Neve, e adesso subito vedete in avanti c'è del movimento, perché naturalmente il primo Gran Premio della Montagna posto a 34 km e 200 metri dalla partenza esige, ecco, intanto vediamo questa splendida cartolina con il Conero sullo sfondo, una riviera qua al confine tra le province di Ancona e Macerata che oggi ha indossato davvero i panni della festa dopo il freddo quasi invernale di ieri. Oggi una bella giornata di fine primavera, inizio estate, con un buonissimo maestrale a mitigare il sole. Insomma, una giornata ideale, Silvia. Giornata ideale per correre, percorso esigente, percorso impegnativo. Le atlete, come abbiamo visto, stanno risalendo verso Potenza Picena, dove è fissato il primo dei 6 Gran Premi della Montagna proposti quest'oggi. Dopo 34 chilometri siamo a 500 metri dal Gran Premio della Montagna. Questo è un percorso che ripercorre le strade di un importante appuntamento che quest'anno si è svolto il 2 giugno, la 7ª edizione dei Muri del Fermano, una gran fondo e in più una gara per le donne elite, quindi molte delle atlete in gara hanno avuto già la possibilità di fare una ricognizione proprio in occasione della 7ª edizione dei Muri del Fermano. Ed eccoci a questo Gran Premio della Montagna. Abbiamo visto davanti la Scandolara, la Pulley, la Loves, quindi saranno loro che andranno a disputarsi questo primo traguardo, e poi a spuntarla invece la sudafricana Ashley Molman. Per la Scandolara c'è solo la seconda piazza, poi la Pulley, la Sharon Loves, la britannica ieri protagonista insieme alla Gillow della lunga fuga, e qui quindi Evelyn Stevens. E quella che vediamo inquadrato è una delle grandi favorite, se non la principale favorita del Giro Donne, Emma Pulley. Avete visto, è andata a piazzarsi in terza posizione al Gran Premio della Montagna e poi ha allungato immediatamente, quindi da questo comportamento capiamo che Emma Pulley è particolarmente quest'oggi motivata nel cercare di recuperare terreno e nell'iniziare a tentare di mettere più spazio possibile tra lei e l'avversario. Eccola ancora lì davanti a tirare Emma Pulley, e adesso ci spostiamo invece con questa inquadratura sulla Vandenbroek della Leontien Drink. Irene Vandenbroek che sta cercando di guadagnare qualche metro rispetto al gruppo. Vediamo che in questa fase ci sta riuscendo, stiamo andando velocemente verso il secondo GPM della giornata, ancora di terza categoria in località Sant'Elpidio a Mare, dopo 63 chilometri. Segnaliamo per dovere di cronaca che ieri non ha terminato la tappa Rossella Callovi, coinvolta in una caduta, sospetta frattura del coccige, che per lei fortunatamente invece non c'era questa frattura, quindi Rossella Callovi ha dovuto fermarsi e tenterà di recuperare proprio in vista del campionato europeo di Offida, dove sarà chiamata a difendere i colori azzurri. Quindi abbandona Rossella Callovi, però niente di grave per lei. E quindi diventano 131 le partenti sulle 136 iscritte, ma vedete con le immagini siamo già in prossimità di Sant'Elpidio a Mare, secondo Gran Premio della Montagna della giornata. In avanti vediamo ancora in evidenza la sudafricana Molman, e adesso parte il lungo sprint. Eccola la Molman che prova ad andare a conquistare anche questo GPM. Ci riesce, quindi ancora la Ashley Molman prima, poi seconda la statunitense Andrea Dvorak, Ezra Tromp, l'olandese Tromp, e poi la nostra Elena Berlato, un po' d'azzurro
che precede Petra Gijkman. Un po' d'azzurro, dicevamo Silvio, che non guasta, vista la situazione. Sì, un po' d'azzurro che non guasta, tra l'altro da una delle atlete da cui ci aspettiamo di più, vale a dire Elena Berlato, decima già nell'edizione del 2010 e una delle nostre migliori in previsione classifica generale, insieme a Tatiana Guderzo e alla non più giovanissima Fabiana Luperini, mentre qui con le immagini siamo in occasione del Gran Premio della Montagna di terza categoria, il tratto più impegnativo, la salita che porta a Fermo con il muro di Fermo. Muro di Fermo posto dopo 74 km e 900 metri dalla partenza. Amanda Miller, questa una delle portacolori della KTC Airoad, vedete qualche metro per lei di vantaggio, però attenzione, vediamo la maglia ciclamino della Marianne Vos che sta spuntando sulla parte destra del teleschermo. Eccola la Marianne Vos, primo tentativo, attenzione, potrebbe essere un tentativo molto importante che condiziona l'intera corsa. Ed sì, è Marianne Vos una delle principali favorite che va a rompere gli indugi. Siamo dopo 63 km di gara a Fermo sul muro del ferro, uno dei tratti più impegnativi di questa tappa che verrà ripetuto due volte. Fin dalla prima volta è proprio Marianne Vos che prende in mano la situazione, seguita da Emma Pulley. Sono le due principali favorite, ho letto tre perché ho letto anche il nome della grafica di Judy Tarn, anche lei ex vincitrice del Giro d'Italia, che sta tentando di riportarsi sulla coppia di testa. Quarta posizione per Tatiana Guderzo e poi Sharon Loves al muro del ferro di Fermo dopo quasi 75 chilometri, e vediamo che l'iniziativa della Pulley e della Vos prosegue. L'iniziativa della Puglia e della Vos prosegue, hanno fatto il vuoto, sono tra le atlete più forti in gara. Guardate, da queste immagini capiamo quanto Marianne Vos, la condizione che la sorregge in questa edizione del Giro Donne. Pensate, ha già vinto 26 corse quest'anno, praticamente sono più quelle che ha vinto che quelle che non ha vinto tra quelle a cui ha partecipato, quindi questo per darvi una dimensione anche numerica del grandissimo talento e della grandissima classe di questa atleta olandese. Solo l'inglesina di Norwich, Emma Pulley, resiste a questa azione di Marianne Vos, la vedete addirittura adesso va in testa, va a dare il cambio con la sua caratteristica pedalata, lo scricciolo britannico in questa fase sta cercando di mettersi in mostra, anche per lei ieri c'è stata qualche difficoltà, oggi vuole subito tornare ad imporre la sua classe, la ricordiamo splendida vincitrice della prova di Coppa del Mondo quest'anno a Cittiglio dopo addirittura una fuga di 80 km, Silva. E sono già 51, avete visto, i secondi di vantaggio sulle immediate inseguitrici capitanate dalla Zabelinskaya. Sì, e questo è il gruppo all'inseguimento della coppia di testa, Zabelinskaya della Diadora Pastazzara tra le più attive naturalmente all'inseguimento. In questa formazione, in questa multinazionale del ciclismo femminile, è inserita la vincitrice, anzi le ultime due vincitrici del Giro Donne, la statunitense Mara Ebbot e la Claudia Hausler, tedesca, vincitrice nel 2009, quindi si stanno dando a fare veramente per andare all'inseguimento nel tentativo di ricucire sulla coppia di testa Pulley e Vos. Vediamo ora con il 111 un'altra grandissima favorita, una delle grandi del ciclismo femminile, la campionessa olimpica Nicole Cook, quest'oggi a servizio della compagna di squadra, delle compagne di squadra Tatiana Guderzo e Fabiana Luperini. Allora la Cipollini ovviamente cercherà in qualsiasi modo di diventare protagonista di questa tappa, ma noi torniamo con la Moto 1 dei nostri Simola e D'Agostini a seguire l'azione della Emma Pulley, che vedete si alza ancora sui pedali. In questa fase la Vos è alla sua ruota, stanno andando veramente come un treno, il distacco comincia ad aumentare, a diventare importante. Attenzione perché ci sono ancora Gran Premi della Montagna, quindi terreno per fare ancora di più il vuoto. Garmin Cervelo, la squadra di Emma Pulley, che è molto probabilmente una delle squadre più attrezzate proprio globalmente per
imporre anche tatticamente la loro superiorità, quindi Emma Pulli che può contare sulla protezione di Noemi Cantele, la campionessa d'Italia, la Carla Ryan, Lucy Martin, Sharon Loves, seconda ieri sul traguardo di Pesco Costanzo. Purtroppo dobbiamo segnalare che si è ritirata anche lei a causa di una caduta, la campionessa di Gran Bretagna, la giovanissima Elizabeth Armistead, che a causa appunto di una caduta ha dovuto lasciare il giro donne. Comunque probabilmente la Garmin Cervelo, la formazione più attrezzata, che ha proprio in Emma Pulley la capitana. E allora adesso vediamo maglie della HTC nel gruppo delle inseguitrici, è la Evelyn Stevens, HTC High Road. E vedete, la strada comincia a salire perché stiamo andando verso il Gran Premio della Montagna più duro della giornata, un Gran Premio della Montagna di seconda categoria, posto in località Capodarco di Fermo. Capodarco di Fermo è una dei tanti santuari del ciclismo sparsi per l'Italia, caro Silvio. Ci arriveremo dopo 87 km e mezzo dalla partenza. Una zona dove si respira il ciclismo, i nostri appassionati sicuramente che seguono il ciclismo giovanile sanno che a Capodarco si svolge una delle più importanti manifestazioni dedicate agli under 23, parliamo di ciclismo maschile, giovanile maschile. Quest'oggi invece gli appassionati marchigiani possono assistere a questa interessante tappa, probabilmente una delle più interessanti proposte quest'anno nell'edizione del Giro Donne, e le grandi protagoniste non stanno facendo mancare naturalmente il loro impegno per rendere spettacolare il tutto. Vedete questo bello scorcio di girasoli che fa da sfondo all'azione, alla fantastica azione di Emma Pulley e Marianne Vos. Una giornata per loro di vacanza, come abbiamo avuto già modo di definirla, Silvio. Oggi hanno cominciato a calare nuovamente a pieno i diritti della loro classe, della loro forza, della loro potenza. Vedete come stanno filando, davvero danno l'idea del treno in questa fase. Sì, assolutamente, c'è spazio per recuperare, ma non devono assolutamente perdere le opportunità che la corsa propone. Da domani ci sarà più spazio per le velociste per 3 giorni, quindi avranno anche tempo e modo di recuperare prima delle grandi salite che aspetta le atlete nelle ultime giornate, nel fine settimana di questo Giro Donne. Quest'oggi non possono perdere l'opportunità di recuperare parte o in toto il terreno perduto ieri. Ricordiamo, la Vos è in classifica generale in decima posizione a 3.17, la Pulley invece occupa la 12ª posizione questa mattina alla partenza con 3.30 di ritardo nei confronti di Shara Gillow, che è la maglia rosa ancora. Veste ancora la maglia rosa, non ha una squadra attrezzatissima per potersi difendere, infatti non ci sono davanti le compagne di squadra di Shara Gillow, che fa parte della Bizkaia Durango, questa squadra spagnola che insomma si deve solamente difendere quest'oggi. Siamo in prossimità del GPM di Capodarco di Fermo, dopo 87 km e mezzo, primo piano meritatissimo per la Emma Pulley della Garmin. Vedete dietro la Marianne Vos, stanno andando ancora a racimolare qualche secondo per mettere una definitiva ipoteca su questa tappa. L'azione è importante, l'abbiamo vista quando è nata con la Vos che in occasione del secondo GPM ha rotto gli indugi, se n'è andata. Vedete ancora una splendida istantanea con il mare Adriatico in lontananza, e questo è il gruppo delle inseguitrici con la maglia rosa dell'australiana Shara Gillow. L'HTC High Road, la squadra di Judith Arndt, anche lei una delle grandi favorite, che si sta impegnando insieme alla Diadora Pastazzara nel tentativo di andare a riprendere le due scatenate fuggitive. Nonostante l'impegno, comunque arrivano notizie da Radio Corsa che il vantaggio della Vos e della Pulley sta aumentando. Siamo oltre ormai 1:20, quindi piano. Ecco, c'è una rettifica, 52 secondi in questo momento, comunque continua ad essere lì. Vedete che il gruppo non riesce a recuperare nonostante l'impegno che stanno mettendo soprattutto HTC e Road di Adora Pastazzara, appunto nel tentativo, con l'obiettivo di andare a riprendere la coppia di testa. Coppia di testa che adesso vedete inquadrata che prosegue nella loro azione, e adesso torniamo con la nostra Moto2 sulla Nicole Cook, la campionessa di Pechino. Nicole Cook che guida il gruppo, la maglia rosa è sempre lì davanti, la Shara Gillow, poi via via tutte
Le altre, vi ricordiamo che ci saranno ancora altri due Gran Premi della montagna, uno quello di Fermo a 91 km 800 metri sul muro Reputolo e poi ovviamente il traguardo, l'arrivo qua su Piazza del Popolo. Torniamo a seguire in questa fase la Emma Pooley che sta tirando con la Marianne Vos a ruota. Quindi ovviamente corrono per il successo di giornata, ma secondo me la Vos, Silvio, corre anche per andarsi a riprendere dopo un giorno la maglia rosa. Assolutamente, assolutamente, non ha fatto mistero Marianne Vos di puntare, oltre che ai successi di tappa, tra l'altro uno l'ha già raggiunto vincendo lo sprint a Velletri la prima giornata, di tentare appunto di conquistare anche la classifica generale di questa edizione di Giro Donne. Non sta assolutamente lasciando nulla al caso, lo sta dimostrando il suo comportamento. Marianne Vos, che abbiamo visto, veste la maglia ciclamino di leader della classifica punti, la maglia rosa è indossata da Shara Gillow, australiana, vincitrice della tappa di ieri. Poi le altre tre maglie sono invece sulle spalle di una nostra giovanissima atleta, Valentina Scandolara, che veste la maglia verde della classifica punti. Poi è in testa la classifica delle giovani, maglia che però è indossata dalla Jessie Dams, numero 142 della Garmin Cervelo, e poi è in testa anche la classifica di migliore delle italiane, maglia comunque maglia azzurra, che è indossata da Tatiana Guderzo, seconda in questa classifica. Nelle primissime posizioni di chi insegue avete visto anche la Noemi Cantele, la maglia tricolore della Varesina, che sta naturalmente cercando anche lei di non lasciarsi scappare l'occasione. Intanto siamo ai 1000 metri del quarto Gran Premio della montagna, anzi del quinto Gran Premio della montagna, quello appunto sul muro Reputolo. Ancora un Gran Premio della montagna di terza categoria. Ancora un Gran Premio della montagna di terza categoria, ed è proprio in questi tratti in salita che la coppia di testa può pensare di mettere ancora più terreno tra loro gli inseguitori. Non sarà facile per il gruppo andarle a riprendere, sono tra le più forti, se non le più forti in gruppo. Hanno approfittato, stanno approfittando di questa giornata particolarmente favorevole per andare a recuperare terreno, per tentare di conquistare la tappa, per tentare di riconquistare la maglia rosa per quanto riguarda Marianne Vos. Emma Pooley sa che è in compagnia di un'autentica fuoriclasse, però come vedete non fa mancare il proprio apporto. Emma Pooley non ha fatto mistero di essere qui per tentare di conquistare questa edizione del Giro Donne, lei che ha già vinto quest'anno a Cittiglio, lei che è la campionessa del mondo in carica della cronometro, della prova a cronometro. Quindi ci troviamo veramente al cospetto di due autentiche fuoriclasse. E allora adesso vedremo se sarà ancora la Marianne Vos ad andare a tagliare per prima questo traguardo del GPM, ha già conquistato il terzo e il quarto di giornata, o se riuscirà la Pooley a piazzare lo spunto finale di questo traguardo comunque parziale, perché saremo a 91 km 800 metri dal via, quindi a una decina di chilometri dal traguardo qua di Piazza del Popolo. Quindi dalle posizioni che assumono le atlete, stiamo parlando di due autentiche fuoriclasse, riusciamo a capire anche la durezza del percorso, particolarmente accentuata la pendenza. Tra l'altro vedete che il terreno non è asfalto e quindi questo porfido rende ancora più difficile lo scorrimento della bici, questo a testimoniare ancora una volta le difficoltà di quest'oggi. Una tappa veramente, veramente intensa, veramente difficile. Chi conosce queste zone, chi come me ha avuto la possibilità di partecipare a diverse edizioni, per esempio della Tirreno Adriatico, sa che sono dei percorsi veramente impegnativi. Allora, sono praticamente affiancate la Vos e la Pooley. Stanno filando verso questo quinto Gran Premio della giornata, vedete mancano solo 100 metri, e la Pooley, vedete, sta facendo un cenno alla sua ammiraglia per avere una borraccia. Attenzione, Gran Premio della montagna, ancora la Vos davanti, adesso con le immagini siamo sulle immediate inseguitrici, come diceva Silvio prima. Vedete come sta salendo la strada in questa frazione, in questo frangente, e adesso il ritardo sta viaggiando intorno ai 50 secondi, come abbiamo sottolineato prima.
Sì, continua ad aumentare il vantaggio della Puglia e della Voss, nonostante l'impegno che dietro le atlete ci stanno mettendo nel tentativo di tenere sotto controllo la situazione, ma non è facile in questo percorso nemmeno organizzare una sorta di inseguimento efficace, perché non è facile tenere compatta la squadra, non è facile dividersi i compiti appunto per andare all'inseguimento, è più una corsa individuale in questa fase, appunto perché il percorso è particolarmente esigente e ne stanno naturalmente approfittando le migliori e le più forti. Migliori e più forti, vedete adesso la Stevens, la Evelyn Stevens, ancora un'inquadratura per lei che transita adesso a questo Gran Premio della Montagna, quindi questo è il podio Marianne Vos, Emma Pooley e Evelyn Stevens, ma naturalmente le due sono in fuga, vedete sono già nel tratto in discesa, davanti ancora l'olandese con la Pooley che adesso è riuscita ad accaparrarsi una borraccia e si sta dissetando. Sì, qui siamo passati velocemente invece alle fasi finali, quello che abbiamo seguito poc'anzi era il Gran Premio della Montagna, il quarto Gran Premio della Montagna che proponeva il percorso proprio a Capodarco dopo 87 km e 500 metri. Ora siamo passati invece alle fasi finali, non cambia la situazione, sempre Emma Pooley e Marianne Vos che sono determinatissime a portare a termine il loro importante tentativo, il vantaggio nei confronti del gruppo sempre condotto dalle compagne di squadra di Tatiana Guderzo, della Abbott, della Hausler e di Judy Tarn, quindi HTC Airoad, Cipollini, Giambenini e abbiamo poi la Diadora Pastazzara, stanno tentando di recuperare ma non è semplice la situazione. Le due davanti ci stanno veramente mettendo grande impegno e stanno aumentando lentamente ma inesorabilmente il loro vantaggio nei confronti delle inseguitrici. Sì, si torna a scendere, vedete adesso ancora la Loves, la Sharon Loves è tra le protagoniste, ieri si è dovuta arrendere solo alla Gillow, oggi sta cercando di guidare il gruppo all'inseguimento del duo di testa, eccolo qua, ancora formato dalla Vos e dalla Pooley ovviamente. Che continuano a darsi i cambi correttamente, puntualmente, facendo lunghi tratti in testa appunto per non far calare la velocità, abbiamo visto nel gruppo muoversi anche la Ferrier Bruno della Gauss RDZ Ornu, occupa la quarta posizione in classifica generale, colei che veste la maglia di campionessa nazionale francese. Qui invece abbiamo inquadrato la nostra Elena Berlato, una delle nostre migliori giovani e una delle nostre migliori anche in prospettiva classifica generale. Della Top Girls Fassabortolo, la Berlato, con queste immagini torniamo sulla Moto 1, adesso è la Pooley che torna a guidare questa sorta veramente di treno infinito, con la Vos che è sempre alle sue spalle, sta lì pronta naturalmente ad approfittare di qualsiasi tentennamento dell'inglesina. Vedete ancora il duo come sta marciando, siamo ormai nelle fasi finali di questa corsa, non più di 13 km dall'arrivo. E stanno approfittando non solo delle loro immense qualità, non solo del percorso a loro particolarmente favorevole, ma anche dal fatto che dietro non c'è la capacità di organizzare un inseguimento efficace, perché le squadre non sono al completo, perché ormai la corsa è più che altro una corsa individuale, davanti ci sono le migliori, dietro ci sono quelle che non riescono ancora a tenere il ritmo della Pooley e della Vos, e quindi anche le squadre, come vedete il gruppetto inseguitore non è formato da più di 25-30 atlete, c'è la maglia rosa che però è praticamente sola, non ha delle compagne di squadra che siano in grado di aiutarla a difendere il suo primato che quest'oggi rischia anche di perdere, perché il vantaggio sta lentamente ma inesorabilmente aumentando per la coppia di testa. Sì, siamo oltre il minuto e mezzo e adesso vedete l'azione continua incessante da parte della Pooley, si è alzata sui pedali, la Pooley che sta andando insieme alla Vos verso il penultimo GPM di giornata, strada che naturalmente adesso si sta facendo abbastanza difficile, lo vedete anche da questa sorta di danza sui pedali che le due
ci stanno regalando con la Voss che controlla praticamente a fianca, ma lascia fare in questa fase alla Pooley. È più scalatrice, vedete, la Pooley, quando si alza sui pedali in salita danza sui pedali, no? È la classica andatura di chi si trova particolarmente a proprio agio in salita, invece atleta immensa, fuori classe, completa, completissima Marianne Vos, sa andare forte su tutti i terreni e in tutte le specialità, ricordiamolo, è campionessa olimpica su pista, campionessa del mondo su pista, campionessa del mondo di ciclocross, campionessa del mondo su strada, solo 24 anni, quindi un'autentica cannibale, un'autentica fuori classe del ciclismo femminile. Vedete invece che lei assume una posizione diciamo più che sta ad indicare le maggiori difficoltà ad andare su questi strappi particolarmente secchi, difficili, ma assolutamente non demorde, non si stacca, non riesce la Pooley, che è più scalatrice, come vedete quando si alza sui pedali ha una pedalata appunto più specifica da scalatrice, non riesce a staccarlo. E questo tratto, come le nostre immagini vi stanno mostrando, è abbastanza duro, vedete quanta fatica fanno anche due grandi su questi terreni come la Pooley e la Voss. 5 anni di differenza tra le due atleti, la Pooley classe 87, la Voss classe 87 per la Voss, 82 per la Pooley, mi ero confuso. Due atlete veramente straordinarie che stanno interpretando alla grande questa edizione del Giro Donne. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, sembra la Pooley in questa occasione avere gioco facile nei confronti della Voss, che sta soffrendo. Vedete che perde qualche metro nei confronti della inglese in questo durissimo tratto in salita, fortunatamente per lei sta finendo, vede la fine della salita, si mantiene a ruota della Pooley e sembra proprio la Pooley ad andare a conquistare in questo momento il Gran Premio della Montagna sul muro di Reputolo, a Gran Premio della Montagna di terza categoria. Sì, è più agile, avete visto la pedalata dell'inglese, quindi Pooley davanti, Voss, e questa che vedete è la Evelyn Stevens, la statunitense Evelyn Stevens, poi alle sue spalle tutto il gruppo delle migliori, ma come abbiamo già detto il vantaggio comincia a diventare importante della coppia di testa oltre il minuto e mezzo, e adesso naturalmente in questo frangente si dilaterà ancora di più. Sì, vedo dalla sagoma la Stevens, dietro la Stevens vedo una maglia azzurra, deve essere la maglia azzurra di Tatiana Guderzo, che ricordiamolo non veste la maglia della sua, del suo team, della sua società, ma veste la maglia azzurra appunto di leader della classifica degli atleti italiani, in realtà occupa la seconda posizione perché detentrice della maglia è Valentina Scandolara, ma anche Tatiana Guderzo esce allo scoperto in questo finale di tappa. E con la nostra Moto1 siamo tornati sulla coppia di testa, avete visto ancora saldamente davanti Pooley e Voss, e adesso un rapido flash sulla Evelyn Stevens che sta guidando il gruppetto delle inseguitrici HTC iRoad. Vedete che adesso il plotoncino si sta sgranando molto, questa è veramente dura questa parte del percorso. Si sta sgretolando il plotoncino degli inseguitrici e da questa immagine appunto capiamo quanto difficile e complicato sia gestire e organizzare un inseguimento, perché davanti ci sono senza dubbio le due più forti atlete del lotto delle partenti e quindi non è semplice organizzare l'inseguimento, e questo a tutto vantaggio della coppia di testa che sta aumentando il proprio vantaggio. E avete visto anche in grafica l'ordine di arrivo di questo GPM: Emma Pooley, Marianne Vos, Evelyn Stevens, poi al quarto posto si è piazzata, l'avevamo intravista, la maglia azzurra della Tatiana Guderzo o della Cipollini Giambenini, e poi la Silvia Capusta, la polacca, che ieri è stata sicuramente tra le protagoniste della tappa di Pesco Costanzo. Terza ieri al traguardo di Pesco Costanzo, occupa la terza posizione in classifica generale ed è particolarmente importante la posizione della polacca Silvia Capusta. Perché? Perché Radio Corsa ci informa che Shara Gilov è in difficoltà, quindi Shara Gilov si è staccata dal gruppetto
delle inseguitrici della coppia Pulle-Ivos, e quindi la Capusta ha tutta la possibilità di indossare la maglia rosa quest'oggi al termine della tappa. Deve naturalmente fare i conti con la coppia di testa, non deve cercare di organizzare, di organizzarsi per l'inseguimento, perché ci può stare che la maglia venga indossata anche da Marianne Vos, che ha tutta la possibilità di recuperare i 3 minuti e 17 che la dividono, che la dividevano stamani dalla Shara Gilov, maglia rosa appunto alla partenza da Potenza Picena. Marianne Vos che dà il cambio ad Emma Pooley, siamo nelle battute finali, vedete adesso il ritmo torna ad essere molto molto alto, la media generale della corsa fino a questo momento è intorno ai 33-34 km, ma lo ricordiamo, 6 Gran Premi della montagna naturalmente si sono fatti sentire. E l'ultimo Gran Premio della montagna che aspetta l'atleta è ancora una volta il Muro del Ferro a Fermo, situato questo Gran Premio della montagna a 2 km e 300 metri dall'arrivo, ma poi dopo questo Gran Premio della montagna non sarà pianura, le atlete dovranno salire fino a qui a Piazza del Popolo a Fermo, appunto dove è fissato l'arrivo, e tra le inseguitrici, inquadrata ora in questo momento, proprio Tatiana Dudezzo con la sua maglia azzurra. Un bel primo piano della nostra Guderzo, vedete adesso stanno cercando in qualche modo di movimentare, di andare a quantomeno contenere il distacco verso la coppia di testa. Abbiamo visto la Guderzo, poi ancora la Evelyn Stevens che è stata agguantata adesso dalla Guderzo, stanno filando, cercando, vedete, si parlano, provano anche a trovare un minimo di intesa, ma davanti ormai il vantaggio comincia ad essere molto molto importante. E sì, con loro c'è Silvia Capusta. Silvia Capusta, ricordiamolo, terza in classifica generale, che è riuscita a seguire Evelyn Stevens e la nostra Tatiana Guderzo, che con grande impegno stanno cercando di riportarsi o di ridurre il gap che le divide dalla coppia di testa, ed è importante appunto la presenza di Silvia Capusta, perché ha tutta la possibilità questa atleta polacca di andare ad indossare la maglia rosa al termine della tappa. Capusta, Stevens e Guderzo che stanno cercando di mettere un po' di strada in meno tra loro e questa signora o signorina, come si diceva una volta, Emma Pooley, veramente una signora del pedale in questa fase, seguita da un'altra grandissima, non inquadrata in questo momento, come la Marianne Vos, ma naturalmente più che meritata questa inquadratura per la Pooley. Vedete come sta andando concentratissima, eccola lì come un falco sulla ruota, sulla sua ruota posteriore, la Vos, e adesso vedremo se riusciranno ad arrivare così insieme al traguardo qua di Piazza del Popolo, o se ci sarà spazio per un ulteriore scatto, un'ulteriore iniziativa di una delle due. Si sono divise, si stanno dividendo equamente gli sforzi, mentre Tatiana Guderzo è rimasta da sola in questo momento all'inseguimento. Dicevo, si sono divise gli sforzi, la Pooley e la Vos, praticamente metà tappa per loro in testa da sole, con il gruppetto inseguitrice scatenato alle sue spalle, mentre vediamo che Tatiana Guderzo, la Stevens e la Capusta sono state riprese da quello che rimane del gruppo delle atlete inseguitrici. Atlete inseguitrici che naturalmente ormai sono entrate anche loro nel comune di Fermo, nel capoluogo di provincia che ospiterà l'arrivo di questa frazione da Potenza Picena, la terza frazione da Potenza Picena a Fermo. Avranno percorso alla fine 104 km e 300 metri, ma torniamo a seguire questa azione della maglia ciclamino, che è sulle spalle in questo caso della Marianne Vos e della, davanti a lei adesso con la 145 Emma Pooley. Non più di una dozzina le atlete rimaste all'inseguimento, quindi continua la selezione alle spalle della scatenata coppia di testa. Vedete che Emma Pooley assolutamente ci sta dando dentro, non dimentichiamo che è la campionessa del mondo a cronometro, nonostante la sua stazza minuta, lei che è una grandissima scalatrice, quindi ha nel suo DNA anche la capacità di andare
a cronometro e quindi anche sul passo vedete 1.45 in ritardo, se ne accorge immediatamente la nostra Tatiana Guderzo, che reagisce immediatamente a questa notizia non troppo positiva. Davanti ci sono due tra le grandi favorite, lei non ha fatto mistero di puntare a questa edizione del Giro Donne, quindi non ci sta a lasciare, a rimanere indifferente, e quindi cerca di riscattarsi, cerca di reagire proprio in vista degli ultimi sforzi di questa difficile tappa marchigiana. Sì, avete visto, ha provato a rilanciare, ha guadagnato una decina di metri, il gruppo ha risposto, però sono ancora lì davanti, sempre con la Johansson e con tutte le altre migliori, ma la testa della corsa è questa ed è la Vossi in questo momento a fare l'andatura con la Emma Pooley alle sue spalle, tratto leggermente in discesa. Tratto in discesa, c'è la possibilità di recuperare qualcosa prima di risalire verso fermo ad andare ad affrontare ancora una volta il muro del ferro, il tratto più impegnativo tra i tanti che sono stati proposti quest'oggi, per poi continuare a salire verso appunto il traguardo di fermo qui in Piazza del Popolo, dove una discreta presenza di pubblico sta aspettando l'arrivo di questa terza tappa del Giro Donne. Attenzione, perché in questa fase in discesa vedete la Marianne Vos sta cercando di guadagnare qualcosa e in effetti ci riesce, e saranno una decina di metri, non di più. La Pooley è lì, ma l'abbiamo già ricordato, la Pooley in discesa fa fatica, e quindi la Vos questo lo sa molto bene e sta provando ad andarsene. E vedi, questo è l'unico neo di Emma Pooley, che ha proprio nella capacità di andare a discesa una sua scarsa qualità, invece qualità che non manca a Marianne Vos, nemmeno questa gli manca, perché non gliene manca nessuna, e sta tentando di approfittare in questo tratto non particolarmente impegnativo e tecnico, però vedete che è riuscita a mettere un po' di strada tra lei ed Emma Pooley, un po' di strada che sta continuando comunque ad aumentare, non riesce Emma Pooley a recuperare, quindi tenterà di farlo nello strappo finale. Sì, guadagna vista d'occhio, adesso saranno un paio di cento metri il vantaggio della Vos sulla Pooley, vedete anche da queste immagini, esatto, si vede tutta la prudenza, avete visto una frenata prolungata in quella curva, mentre là davanti è scatenata la Marianne Vos, se ne sta andando, e credo che questa possa essere l'azione definitiva. L'avevamo quantomeno insomma sospettato che forse poteva provare qualcosa la Marianne Vos per cercare di scrollarsi di dosso anche l'ultima minaccia prima del traguardo di fermo, e fino a questo momento pare esserci riuscita. Marianne Vos, che è un'autentica fuoriclasse anche in pista, che è un'autentica fuoriclasse anche nel fuoristrada, nel ciclocross, non ha fatto mancare di sfruttare questa sua dote in questo tratto in discesa, staccando la ex, a questo punto compagna di fuga, Emma Pooley. Insiste in questo tratto in pianura Marianne Vos, questo a dimostrare di quanta benzina ancora abbia, nonostante gli atlete siano nel finale di tappa. Emma Pooley, adesso dall'inquadratura successiva cercheremo di capire se avrà la possibilità di recuperare, da questa immagine però capiamo che non sarà semplice. La portacolori della Netherlands Blade, attenzione perché sta guadagnando ancora, è arrivata già a 12-13 secondi di vantaggio sulla Emma Pooley, vedete ha fatto il vuoto e adesso continua con la sua azione incessante proprio per andare a cogliere un successo in solitaria. Ricordiamo che ha già vinto la prima tappa, ieri una piccola crisi per lei, ma oggi nuovamente un ruggito, un graffio importante su questa frazione marchigiana da Potenza Picena. Siamo intanto ai 5 chilometri, dicevo, in questa frazione tutta marchigiana da Potenza Picena a fermo. Sta lasciando la provinciale, sta iniziando a salire verso fermo, ha superato il cartello dei 5 all'arrivo, non dà assolutamente nessuna sensazione di cedimento, sensazione di stanchezza, continua imperterrita a stantuffare sui pedali, tra l'altro con un ottimo stile Marianne Vos, ottimo stile dal punto di vista estetico e ottimo anche dal punto di vista dell'efficacia della sua azione. Veramente siamo di fronte ad un'autentica fuoriclasse, una straordinaria atleta che sta veramente deliziando gli appassionati con queste azioni straordinarie, mentre dietro c'è il tentativo di uscita in discesa
discesa della numero 51, la Emma Johansson, campionessa di Svezia. Altra atleta importante di questo giro femminile, Emma Johansson, vedete adesso sta anche lei tornando sulla provinciale, una curva non proprio perfetta, ha dovuto allargarsi molto, vedete adesso sta cercando di recuperare la traiettoria ideale, quindi Emma Johansson che sta cercando di movimentare un po' la corsa delle inseguitrici dietro, davanti lo ricordiamo ormai la Marian Voss ha fatto il vuoto, eccola qua. Però Emma Pulley non demorde, la vediamo da queste immagini, circa un centinaio di metri il ritardo, ma non sarà semplice. Appena la strada comincia a salire, torna nel suo terreno. Ma non sarà semplice, vedete come Marianne Vos non abbia nessuna intenzione di aspettare l'avversaria, ormai è una cronometro per entrambe, una cronoscalata in questo caso, visto che stanno salendo verso il traguardo di fermo e continua veramente in modo, con un'azione straordinaria, in modo impeccabile Marianne Vos a pedalare, mentre dietro purtroppo continuano a non esserci quella forza, quella volontà, quella capacità di organizzare un inseguimento efficace e continua ad aumentare il ritardo, ormai ha superato i due minuti. Sì, abbiamo visto la Tatiana Guderzo adesso respirare per un attimo, la Capusta adesso ancora un tentativo di rilanciare dalla Vorrak della Leon Tiendrink. E questa, eccola, ancora a rispondere la nostra Tatiana Guderzo, che sta cercando di comunque mettersi in evidenza. E questa è la testa della corsa, siamo ormai ai 3 km da Piazza del Popolo di Fermo con la Marian Vos che continua a restare sola, alle sue spalle c'è la Emma Pulley e vediamo adesso quale sarà il vantaggio, che sembra leggermente cresciuto, saranno 150 metri. Sì. Sì, assolutamente, a vista sembra cresciuto il vantaggio della Vos nei confronti della Pulley, che comunque non si sta tirando indietro e sta tentando di limitare i danni. Ecco, segnaliamo nel gruppo inseguitore la presenza di quattro atlete azzurre, Tatiana Guderzo, Fabiana Luperini della Cipollini Giambenini e la coppia invece della Top Girls Fassa Bortolo, Elena Berlato ed Elisa Longo Borghini. Ecco, da segnalare anche la presenza di Elisa Longo Borghini, questa giovanissima rappresentante azzurra, figlia, sorella d'arte, che si sta, merita naturalmente una citazione perché si sta comportando molto bene, non l'abbiamo ancora vista protagonista, però insomma è importante la sua presenza con le migliori. Gruppo delle inseguitrici che sta viaggiando sui 3 minuti di ritardo, mentre vedete adesso diventano di 200-300 metri il vantaggio della Vos sulla Pulley, si torna a salire in prossimità appunto dell'ultimo Gran Premio della montagna di giornata, mancheranno a questo punto 2 chilometri abbondanti al traguardo. E questo è il tratto più impegnativo, il muro del ferro che le atlete stanno affrontando per l'ultima volta, e poi quando scollineranno al Gran Premio della Montagna non ci sarà la discesa, ma si continuerà a salire verso fermo per arrivare qui a Piazza del Popolo, dove è posto l'arrivo, quindi le difficoltà non sono assolutamente finite, possono cambiare tante cose ancora in questi ultimi 3 chilometri finali, perché la strada è particolarmente dura ed impegnativa. Eccola, la vediamo ripetutamente alzarsi sui pedali Marian Vos, adesso andremo a vedere se in questo tratto la Emma Pulley sarà riuscita a ridurre un po' dei 300 metri che stava accusando. Questo è il suo terreno preferito, continua a rilanciare l'atleta olandese, si gira. Ecco, facciamo notare Pier Giorgio, credo che chi ci stia seguendo stia cercando di capire come mai corrono così sulla destra, vedete che il fondo stradale non è liscio, è un fondo stradale che probabilmente stanno lavorando per una nuova asfaltatura, e le atlete vanno a cercare sulla sinistra, un po' come si fa
quando si corre la Parigi-Roubaix, quando si corre sul pavé, che si va a cercare il cordolo più liscio, più scorrevole, ed è quello che stanno facendo entrambe le atlete. Purtroppo per loro non sempre trovano questo tratto più scorrevole, più liscio, e si devono adattare naturalmente a correre sull'asfalto sconnesso che, come dimostrano e testimoniano le nostre immagini, stanno affrontando in questo momento. Sì, lo vediamo qua da questo primo piano come sia stato fresato da poco questa parte di asfalto, e quindi una difficoltà in più oltre naturalmente alla forza che devono mettere le atlete per andare a fare questi ultimi metri, ultimi chilometri finali. Vedete ancora acqua per la Voss, siamo a 100 metri dall'ultimo Gran Premio GPM della giornata. Marianne Vos va a tagliare il traguardo con un po' di vantaggio sulla Emma Pooley. Eccola qua che passa al sesto GPM, Marianne Vos. Poco più di 2 chilometri ancora per Marianne Vos, transitata al GPM che era fissato a 2 chilometri e 300 metri dall'arrivo. Ora un tratto in falso piano e poi si continua a salire, quindi avrà la possibilità Marianne Vos ancora di tentare di mettere più margine tra sé e le avversarie. Questa è Silvia Capusta, la polacca, che vedete anche oggi in salita, sta cercando di rendersi protagonista, e poi via via tutte le altre. Davanti c'è anche la Antoscina, la Luperini, la Berlato, la Stevens, la Vorrak, la Mara Ebbot. Adesso tra un po' andremo a verificare se con questa azione saranno riuscite a ridurre un po' lo svantaggio. Adesso tocca a loro fare questo tratto in salita. Intanto sta salendo, vedete ancora la Tatiana Guderzo in primo piano, ormai appiccicata alla nostra Moto2, tratto duro anche per lei. Vedete il massimo sforzo sta compiendo anche dalla maschera che la nostra telecamera ci sta mostrando, capiamo quale sia la durezza del percorso in questa fase. Vedete, Tatiana Guderzo rimane al centro della strada, invece la Johansson e la Judy Tarn vanno a cercare il cordolo più scorrevole. Sembra quasi che vogliono andare sull'erba, ma così non è. Stanno cercando appunto il tratto di strada, lo stretto tratto di strada un po' più scorrevole di rispetto al fondo che le atlete stanno percorrendo. Tatiana Guderzo invece si mantiene quasi al centro della strada. Da queste immagini capiamo ancora le difficoltà che le atlete stanno affrontando in questo duro tratto ripido di salita. Continua l'azione della Johansson con la Guderzo alla sua ruota. Anche per loro ormai siamo in prossimità della parte più dura di questo sesto GPM di giornata, e poi ci saranno da percorrere ancora un paio di chilometri. Intanto vedete che è arrivata all'ultimo chilometro, all'arco dell'ultimo chilometro, la battistrada, la Marianne Vos, e adesso è sul ciotolato qua del centro storico di Fermo. Appena transitato sotto l'ultimo chilometro, vedete il ciotolato. In questo momento non è particolarmente ripida la salita, ma si farà più dura a 600-700 metri dall'arrivo, e continua Marianne Vos la sua marcia trionfale, mentre le atlete del gruppo inseguitore sono ormai al Gran Premio della Montagna. Quindi oltre 1,5 chilometri il gap, il ritardo del gruppo inseguitrice sulla battistrada Marianne Vos. Tra di loro a una 20 secondi di ritardo da Marianne Vos, Emma Pooley. Sì, se n'è andata, avete visto, ha fatto uno scatto per conquistare la terza piazza, la Capusta, che è inquadrata, Silvia Capusta, in questa fase. Intanto torniamo sulla Marianne Vos perché ormai è in prossimità dello striscione dell'arrivo. Quarta la nostra Guderzo al GPM, quinta Emma Johansson. Ma adesso concentriamoci sulla Marianne Vos, che sta portando a termine questa sua ennesima fatica, terza tappa dopo, come l'abbiamo più volte segnalata, la piccola crisi di ieri. È tornata a ruggire, è tornata a far la voce grossa l'olandesina, e oggi vedete come sta volando verso il traguardo di Piazza del Popolo. Catena sul rapporto più agile, 39-23, questo a testimoniare la durezza di questo tratto, ma ormai Marianne Vos è lanciata verso un trionfale arrivo che molto probabilmente gli può dare anche la riconquista della maglia rosa, perché nettamente in ritardo
la Shara Gillow segnalata ad oltre 4 minuti mentre Marianne Vos è a 300 metri dall'arrivo. Rilancia ancora i 300 metri la maglia ciclamino, ma ripeto, come giustamente ha fatto notare Silvio, la virtuale nuova maglia rosa. Adesso andremo a vedere bene il riscontro cronometrico preciso, ormai siamo agli ultimi 200 metri, eccola Marianne Vos che entra nel raggio d'azione delle nostre telecamere fisse ed eccola sul traguardo di Piazza del Popolo, riesce ad alzare il braccio sinistro in segno di vittoria, quindi terza tappa che va Marianne Vos, ma attenzione, attendiamo la Emma Pooley che era segnalata a una quindicina di secondi in questa fase finale, forse ha perso qualche altro istante Silvio, perché l'azione conclusiva, vedete, è sfinita, la Vos è stata veramente importante, eccola la Pooley. Mentre sta arrivando Emma Pooley, abbiamo visto da queste immagini che anche Marianne Vos è umana. Seconda posizione per Emma Pooley, avete visto la Vos, la necessità di recuperare, è scesa dalla bici e si è stesa per terra. 19 sì. Secondi di ritardo di Emma Pooley nei confronti di Marianne Vos, mentre sta arrivando il gruppo inseguitore. Sì, avete visto con la Guderzo che chiude questo gruppo, siamo intorno ai 2.50, quindi per la terza posizione è la Judith Arn, poi la Lely Veite della la lituana Lely Veite, poi la Corset, la Guderzo, la Capusta, l'Antoscina, la Luperini e tutti gli altri, e siamo ben oltre i 4 minuti, arriva la maglia rosa, la Shara Gillow, vediamo in questo tratto finale la Shara Gillow che va a chiudere addirittura a 4.22, quindi maglia rosa anche sulle spalle della Marianne Vos. Mentre vediamo le atlete, in questo caso la atleta Lely Veite, Rasa Lely Veite, che fanno le foto insieme a Marina Romoli. Questo è il podio di oggi, prima Marianne Vos, seconda Emma Pooley e terza Judith Arndt, veramente una tappa dal punto di vista tecnico molto molto interessante. E queste invece le maglie, abbiamo Marianne Vos con la Lely Veite maglia bianca, Tatiana Guderzo maglia blu e le altre due maglie, la ciclamino e la verde, sono sempre della Vos. Ed ecco l'istantanea finale, questa è la panoramica che si può ammirare qua da fermo con il mare Adriatico, anche questo è un ennesimo balcone sul mare Adriatico, splendida questa cartolina che ci regala la regia di Piazza del Popolo. Allora Marianne Vos, Capusta, Pooley e Gillow, questa è la classifica finale, è tutto anche per questa giornata, per questa terza tappa. Silvio Martinello con i nostri più cordiali saluti, diamo appuntamento domani a Forlì. Domani tappa Forlì, dovremo vedere alla ribalta le velociste, speriamo in Giorgia Bronzini. Linea alla rete.